Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore. La storia di oggi è nella domenica in cui in tanti hanno salutato i rispettivi telespettatori, da una mattina in famiglia da noi. A ruota libera, anche lei ha concluso un'altra grande stagione con quella che, ormai da tempo, è divenuta la sua trasmissione, Domenica in. Un commiato condito da tanta musica e qualche, inevitabile lacrima finale, ricordando la figura della sua storica suggeritrice, Carmela, venuta a mancare proprio durante questa stagione. Ma quello della grande conduttrice veneziana è soltanto un arrivederci. Si potrebbe simpaticamente riassumere con un, bade retro, pensione, il messaggio che, in maniera chiara ed inequivocabile, ha lanciato Mara Venier al termine della sua 13ª conduzione dello storico contenitore di Rai 1. Ora per lei iniziano le meritate vacanze, ma un giorno di luglio dovrà lasciarselo libero per un momento unico. Mara Venier, una stagione difficile. Se è vero che ormai Domenica in è diventata una trasmissione che Mara Venier si è cucita addosso come fa la sarta con i suoi vestiti, è anche vero che la conduttrice veneziana sperava che dopo 2 anni di pandemia, che hanno profondamente condizionato la trasmissione, questa stagione potesse essere quella del ritorno alla normalità. Invece è arrivata l'invasione russa dell'Ucraina a disegnare scenari lugubri. E a complicare maledettamente tutto. C' è voluta tutta la sua forza e simpatia per uscirne fuori e con grande successo. Ora un po' di riposo in vista della ripresa che ci sarà dopo l'estate. Intanto però Mara Venier dovrà prepararsi per un momento che la coinvolgerà in maniera assoluta. E coinvolgerà un suo grandissimo amico, Alberto Matano. Anche il bravissimo giornalista, conduttore della Vita in diretta, ha chiuso ufficialmente la sua stagione venerdì 3 giugno, ricevendo un bellissimo regalo proprio da lei. Quale regalo? Il giorno più bello per Alberto. Durante l'ultima puntata della Vita in diretta vi è stato un momento emozionante. Mancava un ultimo ospite prima della conclusione della stagione e quell'ospite non poteva che essere lei, Mara Venier. Entrata nello studio e corsa ad abbracciare il suo grande amico Alberto Matano, con in mano uno splendido mazzo di fiori. Si può dire, senza correre rischi di smentite, che mai si è visto il conduttore calabrese così emozionato, fino alle lacrime. Ma dietro tutta questa grande emozione del bravissimo giornalista, conduttore, vi è uno dei grandi eventi dell'estate, ovvero il matrimonio di Alberto Matano con il suo storico compagno, Riccardo. E la notizia nella notizia è che sarà la conduttrice di Venezia ad officiare la meravigliosa funzione. Il decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre del 2000 sancisce infatti che il cerimoniere di un matrimonio civile possa essere un qualunque cittadino in possesso dei comuni diritti politici civili, come ci ricorda matrimonio.com. Ed Alberto Matano e Riccardo hanno scelto Mara Venier. Alberto e Mara hanno così nuovamente suggellato la loro splendida amicizia. A luglio quel matrimonio cambierà certamente la vita di Alberto Matano, ma, forse, la cambierà anche un po' a Mara Venier. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.